Da questo ritorno in campo dopo questa esperienza del Covid che è stata veramente devastante? Sì, questo è l'aspetto positivo della giornata, perché giocare senza pubblico è dura, non ha quasi senso giocare, perché però è un primo passo verso il ritorno alla normalità che speriamo ci sia il prima possibile. Una vittoria importante, 3-2, una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, molto giocata, a viso aperto dalle due squadre. Sì, una vittoria importante perché molto sofferta e diciamo che abbiamo meritato forse, abbiamo preso forse molto di più di quello che meritavamo realmente, perché l'avversario, a cui faccio i complimenti di cuore, ha giocato una partita importante, trame di gioco organizzate, soprattutto potevano darci veramente scacco matto quando all'inizio del secondo tempo il numero 2 ha fallito un'occasione dopo un'azione molto bella da parte del Portici, hanno preso due pali, poi diciamo che nel secondo tempo, già sul finire del primo e poi sull'inizio del secondo tempo, diciamo che l'occasione mancata ci ha dato la sveglia e siamo riusciti a fare gol con Navas, poi grazie ad un Eurogol di Nolé siamo passati in vantaggio. A quel punto poi la squadra ha cominciato a giocare, a immaginare il gioco e abbiamo sbagliato, abbiamo fatto il terzo gol, abbiamo sbagliato il quarto, poi con un'ingenuità, due ingenuità a mio avviso, prima di Pagano che col doppio giallo si è fatto buttare fuori, poi del nostro giovane difensore che forse ha fatto un intervento troppo irruento, anche se dalla tribuna è parso che abbia preso la palla perché il pallone è andato nella direzione del suo intervento, però l'arbitro era vicino, ha visto bene. Fortunatamente raccogliamo i primi 3 punti del campionato, che è sempre importante. Siamo partiti molto tardi perché ci hanno dato notizia del ripescaggio soltanto il 31 agosto. Poi nel frattempo che abbiamo fatto i test e tutti gli adempimenti del Covid è passata un'altra settimana, quindi praticamente questa squadra si allena dal 7 settembre e non con tutti gli effettivi, perché se pensate che Galde hanno fatto i primi allenamenti con la squadra soltanto questa settimana, abbiamo preso Cappiello e Silletti che ancora non sono potuti arrivare a Francavilla per via del rispetto delle norme anti-Covid, si sono sottoposti a tampone, stanno aspettando l'esito per potersi allenare e stiamo aspettando l'esito di 2 calciatori dall'estero perché sono in attesa di visto e sono 2 giocatori importanti nell'economia della squadra e speriamo di poterli avere il prima possibile, perché già domenica giocare a Molfetta in trasferta, anche se non è neopromossa, non sarà facile. Poi abbiamo un trend di partita veramente difficoltoso. Mi pare che abbiamo Cerignola fuori casa e poi mi pare Lavello e Picerno, se non sbaglio. Quindi abbiamo bisogno veramente di tutti perché la squadra è in ritardo di condizione, si vede, non potrebbe essere altrimenti. E quindi ci prendiamo questo bicchiere non pieno pienissimo della vittoria di oggi e guardiamo avanti con più fiducia.